una rivista con su Prussia, non lo so Sì, non lo so, neanch'io. anche No, no, neanch'io, non ci interessa questa. Mentre guarda cosa ti ho portato. Oh, Miami, pronte qua. Perché è anche lui uno dei cittadini di Miami, giusto? Casa là. Suo suggerimento mi dice Olivier Dacour, suo. Ecco. Come mai Miami? Ho parlato Molto tanto con bella. Olivier e non l'ho mai stato lì prima di comprare due appartamenti che ho preso. Poi questo Natale sono andato lì con famiglia, era bellissimo. È come europeo però in America. Tutti parlano spagnolo, italiano, anche inglese, ma è bello, è veramente bello. E poi al mare. Poi anche in America che mi piace. Ti piace l'America, come mai? Olivier dice che lui, che sono 10 anni che va a Miami, anzi, lui veramente mi ha detto che tu non sapevi veramente un tubo di Miami e che è stato lui a convincerti. Olivier è un po' filosofo su queste cose e ha fatto tutta una trattazione sul sogno americano, perché lui ha un amico che è andato là a fare il panettiere, poi adesso invece ha un ristorante, che a Miami è tutto possibile. Tutto è possibile in Anche America. tu, Ah, hai, America, no? anche tu America, America, il sogno americano ti attira? Sì? No, mi piace tanto perché è un altro stile. Tutti i film che hai visto in televisione, tutto è come in film. Cioè, Miami Vice praticamente, vai a fare Miami Vice, Sì, sì. più o meno. Ti vesti anche come quelli di Miami, la giacca bianca, la t-shirt, Non tutto, sono sì. così discreto. No, no, cioè, va bene, ma che casa hai? Una casa così? Non lo so perché non è finita ancora. Ah, non è finita ancora. Ma le Hanno tue case non finiscono mai. Un anno cancellato. fa eravamo in questo studio, mi hai detto della casa di Milano, non è finita ancora. No, Ciao. in Milano è finita, però Beh, a ci Miami stanno mancherebbe. facendo lavoro. Stanno facendo Il lavoro. prossimo anno è finita. Prossimo anno veniamo tutti. Perfetto, Andiamo tutti i tifosi, così portiamo al Miami e vediamo facciamo un come dentro di amichevole. appartamento, se c'è spazio. Senti, questo è qua così ed è una tua passione. E poi veniamo a un'altra passione, perché mi dicono che questo signore a te piace parecchio, per cui te l'abbiamo piazzato qua. Chi è questo No, Filippovic? questo Nico Filipovic ce l'ha un nome artista come Crocup, fa quello martial arts, marziale arte, che Che mi ci piace tanto, spiegherai? che sto seguendo tanto in televisione, lo vedo e un giorno voglio Fai venire qua, Mirko andare, Filipovic. no, lui è preoccupato, lui sta lavorando, è occupato, deve fare il suo Mentre tu non lavoro. fai niente. Anch'io. No, ma voglio andare una volta al Giappone a vedere live. Ma Però che lui. cosa fanno, scusami, questi? No, Cos'è, fanno. Thai boxing? No, Cos'è? un Kick? sport di tutto in uno. Di tutto in uno. Kickbox, jiu-jitsu, judo, thai, box. Però tutti possono aiusare in questo Si come ammazzano passione. per cui. No, 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 no. Sono professionisti sono come noi. professionisti, Sì. è ovvio, però insomma questa roba ti attira, questo No, questo è il mio favorito, sì. è il tuo favorito. Pensa se lo sapesse Filippovic, cioè che esiste anche per Ibrahimovic un finisce anche allo stesso Idolo. modo, esatto, un idolo che guarda poi gli rapporti che sta qui vi fate fare un Sì, autografo, eh? certo. Quindi avvierai anche Maximilian su questa strada. No, ma ci devi parlare da E me. devi imparare, Ma da me. sì. Cioè, scusami, tu sei molto più potente e più ricco del signor Filippovic. Questo Questo non è è importante. importante, sei contento e healthy. In salute. Salute, In questo è più salute. importante, quello alto ti arriva automaticamente. Ti pensi che Maximilian abbia capito qualcosa di quello che fai tu? Sì, non lo so se ha capito, però sta sempre andando con palloni in mano e tira verso il muro, sta giocando con quello che mi aiuta, Teresa si chiama, Sì? che abita con noi, che è molto brava. La Nani. No, No, Nani no, no, perché non Nani piace no. questo, dire Ah Nani, no, non lo non ci piace. È piace. Teresa, È uno Teresa. di famiglia, Come anche a mi ha me non mi detto. piace. Scusate, ecco, Teresa, Non è salutiamo Nani, Teresa. perfetto, perché lei è uno di noi, non lavora per me niente, è uno di È uno di voi. Vabbè, noi. questa è una buona cosa. Senti, prospettiva europeo. Come la vedi? No, sì, sto aspettando per l'Europeo e.
arrivano grandi partite, un grande torneo, questo è già il mio quattro grandi tornei con di nazionale. È una cosa che mi piace tanto perché l'atmosfera è incredibile, poi tutto il mondo seguono questo torneo. E poi per il gioco speriamo fare bene, speriamo andare più avanti di gruppo e così da lì vediamo cosa succede. Però una partita a volta. Ma è stato emozionante essere proclamato il miglior atleta svedese? Sì, era molto emozionato perché ho preso un trofeo, ho vinto un trofeo che nessun calciatore ha vinto in tutta la storia di Svezia. Ha vinto come squadra, quello di 94, che hanno arrivato al terzo posto, però come individuale nessuno ha vinto, io ero primo e per quello... Io avrei una curiosità su questa cosa, come ti eri vestito? No, in smoking. In smoking, ma cavolo, che meraviglia. Ma dovevamo esserci per vederti in smoking. È vero, no, era... Eri molto contento dello smoking? Molto. Sì, sì, molto, molto. Siamo stati simili, io e Elena. Sì. Anche lei ha messo smoking. Bello, bellissimo. Bellissimo. È molto bello, era... Normale non vado in queste cose, però se vinci qualcosa bello devi andare per forza. Certamente. Senti, a questo punto noi ti facciamo scegliere fra varie cose che ci sono sul tavolo, te ne puoi portare a casa una. Okay. Una sola. Il Filipovic, l'idolo, te lo puoi portare a casa e mettertelo su una scrivania. Okay. Puoi portarti a casa questo numero di Miami on the Core, vederlo con Elena, tanto la casa la state facendo. Oppure, per esempio, puoi portarti a casa questo servizio, che credo che sia della misura giusta. E poi per par condicio questo per Massimiliano. Oppure, ancora, puoi portarti a casa una borsa del centenario per Elena. Cosa vuoi? No, per i bambini. Per i bambini? Questo. Questo? Sono carini? Sì. Adesso li aspettiamo allo stadio vestiti così, eh? Ah? Li aspettiamo allo stadio vestiti così. No, ce l'hanno, maglia di partita. No. Piccoline? Per Vincent no, però Maximilian ce l'ha, sappiamo Vincent quando cresce, ma può mettere adesso questo. Eh sì, questa è esattamente la taglia 0-3 mesi. Ascoltami, adesso ti lasci un ricordo, ti scrivi qui una dedica, sì. E poi questo tavolo alla fine lo metteremo all'asta. Posso scrivere in inglese? Puoi scrivere quello che vuoi, ne ho un delle pandette, ma perché che vuoi. Ecco, bene, questo concetto che siamo nel mondo, perché è proprio vero, eh? Mi sono resa conto della settimana del centenario, che avevamo 1500 interclub da tutto il mondo, veramente tutto il mondo. Adesso io ve lo dico, c'è un po' di silenzio, ma è una poesia, eh? Ecco, perché sono concentrato. Perché è concentrato? Eccoci qua. Perfetto. Zlatan, grazie mille. Ecco. Ah, bene, il punto ci voleva. Ci vediamo la prossima volta che vuoi venire in studio da noi. Ciao a tutti.